Ciao a tutti, nuovo video. Torno a fare video letture da un po' di tempo che mancavano i video letture su questo canale perché è stato un periodo frenetico. È stato un periodo frenetico, le uscite dei primi libri di Canto Editore, tante altre cose che si sono poi accavallate e in realtà questo video ce l'ho lì da girare da molto tempo. Ho questa pila di 10 libri che sono la selezione dei libri letti ad ottobre o comunque alcuni a ottobre barra novembre e si è ritardato, si è prolungata il momento di girare questo video, ma finalmente riesco a girarlo e spero, anzi mi prometto, mi riprometto di girare a stretto giro anche il video letture di novembre, perché poi nel frattempo ho letto tanti altri libri. Sono quasi tutte, anzi sono tutte novità perché, come sapete, questo è il periodo delle uscite più importanti insieme a maggio, sono i due periodi più importanti per come dire, le pubblicazioni editoriali in Italia, e quindi insomma era un periodo caldo di uscita. Ho letto prevalentemente novità. Sono 10 libri, vorrei che fosse un video breve, in realtà, anche perché questi ormai non sono più neanche molto freschi nella mia mente, questi libri, quindi voglio darvi più che altro delle impressioni veloci e rapide su queste novità. La maggior parte mi sono piaciute, ci sono anche un paio di delusioni, ma poi le vediamo. Quindi partiamo subito dal libro migliore uscito negli ultimi mesi, ma probabilmente nel 2024, insomma è tra le migliori cose pubblicate quest'anno e molto probabilmente finirà anche nella top 10 dell'anno, ed è Martire di Kavek Barr, pubblicato da Nave di Teseo. Originariamente negli Stati Uniti è uscito l'anno scorso, è stato un libro che ha fatto molto parlare di sé, candidato a tanti premi, soprattutto inserito in quasi tutte le classifiche di fine anno in America. È un esordio, autore di origini iraniane, naturalizzato americano, che utilizza queste sue origini però in maniera molto interessante, letteraria, e non come ultimamente viene fatto in America, quindi un po' come quota anche un po' esotica per solleticare i lettori americani che sono in questo molto pigri e superficiali. È un romanzo molto forte e secondo me il più interessante esordio americano di questo periodo, perché prende un evento non molto conosciuto della storia recente degli Stati Uniti in senso un po' trasversale, perché fine anni 80 un incrociatore americano abbatte un aereo di linea iraniano pieno di civili a sua detta scambiandolo per un MiG. Ovviamente questo evento, questo atto deliberato degli Stati Uniti poi ha delle ripercussioni non tante quanto uno si potrebbe aspettare, ed è partendo anche da questo presupposto, da questo evento. Quindi raccontando di un protagonista, di un ragazzo, Cyrus, che ha la madre su quell'aereo e che muore in quell'aereo abbattuto dagli americani, e che poi si trasferisce in America con il padre, che inizia a lavorare e piano piano a lavorare nel settore delle carni, e mano a mano perde di umanità, quindi sfiorisce. Da questi due esempi di morte, uno improvviso, ingiustificato, una morte ingiusta, quella della madre, l'altra invece una lenta morte, come dire, sfiorita, senza più uno spirito vitale. Da questi due esempi di morte, il protagonista trae una fascinazione per la figura del martire. Perché? Perché la figura del martire dà un senso alla morte e quindi alla vita. Si interessa molto della storia dei martiri e vuole scrivere, sta scrivendo in questo libro, un libro su il concetto di martirio e sui martiri. Detto così, sembra un libro insomma abbastanza confusionario. Invece, la grande bravura di Akbar è quella di organizzare le varie linee narrative e incastrarle, intrecciarle una nell'altra.
Molto molto bravo dal punto di vista stilistico perché lavora sulla prosa in modo da alternare i registri. Ci sono diversi giochi letterari interessanti, tra cui una parte in cui viene raccontata la sua infanzia attraverso le testimonianze, quindi altri punti di vista. Ci sono queste varie linee narrative che hanno ovviamente ambientazioni spazio-temporali diverse e riesce ad alternare tantissimo anche i toni, perché parte come un libro anche abbastanza che gioca con un'ironia forte, con un sarcasmo spinto. Questo è un protagonista molto carismatico ed è una voce autentica dal punto di vista autoriale, ma secondo me riesce a tirare fuori anche tanti temi politico-sociali in maniera credibile, non da copertina, ma veramente una riflessione profonda sugli Stati Uniti e su in realtà l'Occidente in generale e il rapporto Occidente-Medio Oriente. È un libro molto molto forte e che riesce perfettamente nella sua impresa. È un esordio, secondo me, super maturo ed è per me un autore che adesso va attenzionato alla massima potenza. Un altro esordio molto interessante, forse meno riuscito di Martire, ma che ha anche dei punti di contatto, è Flux di Jinguo Chong, pubblicato in Italia da Memufax. Questo è un libro molto più spinto dal punto di vista del genere, perché utilizza anche degli espedienti di fantascienza, diciamo così, che gioca tanto con i piani temporali, e infatti alterna le varie vicende del romanzo senza dare una chiave di lettura immediatamente ricostruibile dal lettore. C'è anche qui un rapporto con la perdita della madre, quindi sono due cose che li accomunano, questi protagonisti che perdono prematuramente la propria madre e questo trauma che si protrae durante la loro vita. È un gioco di specchi anche tra i vari personaggi e tra le vite di questi personaggi, ma soprattutto è un libro sul tempo. E non è mai molto semplice scrivere libri che parlano e affrontano la tematica del tempo, che giocano con il tempo. Anche qui, come in tanti romanzi ultimamente, soprattutto d'oltreoceano, c'è una multinazionale con dei piani e delle, come dire, delle mire abbastanza problematiche, che si chiama appunto Flux. È un tema molto caro agli Stati Uniti in questo momento, probabilmente lo sentono particolarmente vicino. In realtà fa parte della loro storia degli ultimi 30 anni e quindi è normale che rientri nella loro letteratura. Dal punto di vista stilistico, secondo me, Jin-Woon Chong è molto bravo, è ancora un po' acerbo rispetto ad Akbar, che è invece un autore già molto maturo che sa esattamente come vuole scrivere i suoi libri. Questo è un libro, secondo me, che la cui unica pecca, perché secondo me è un libro divertentissimo da leggere ed è stimolante dal punto di vista anche narrativo, è l'unica pecca è proprio il fatto che non è costante per tutta la durata del libro, inizia alla grande, secondo me ha anche una bella chiusa, ma in mezzo si affloscia un pochino. Nonostante questo, se siete degli amanti di letteratura americana, secondo me va recuperato. Poi, vi dico giusto due cosine perché ne ho parlato abbondantemente anche di questo su Twitch. Ed è Theodoros di Mircea Cartaresco, pubblicato in Italia dal Saggiatore, sempre tradotto dall'ottimo Bruno Mazzoni. Sono andato anche a sentire Cartaresco a Book City
dialogava con Bruno Mazzoni. In realtà è un one man show, le presentazioni di Cartarescu sono un one man show in cui Cartarescu parla di Cartarescu, scrittore rumeno, uno dei migliori scrittori viventi, perennemente candidato al Nobel, prima o poi sono abbastanza sicuro che lo vincerà. Sue opere più famose sono Travesti, la trilogia di Abbacinante e Solenoide, anche se io ho adorato per esempio anche Il Levante. Theodoros è un romanzo che cambia molto, che è un po' un unicum nella carriera di Cartarescu perché abbandona un certo tipo di anche di autobiografismo che c'era nei suoi precedenti romanzi e che c'era un po' aleggiava sempre nella sua letteratura. Scrive un romanzo storico, un'epopea storica. Divisa in tre parti distinte, ognuna divisa in 11 capitoli, a richiamare ovviamente le 33 parti di una cantica dantesca. Sono tre parti disgiunte che però parlano dello stesso, dell'evoluzione dello stesso personaggio che quando è giovane, un adolescente, un giovane in Valachia, si chiama Tudor, che poi quando cresce e diventa un pirata nel mare Egeo. Si chiama Theodoros e poi diventa l'imperatore d'Etiopia Theodoros. Quindi come dire, un'epopea, sì, a tratti anche fantasy si potrebbe quasi definire, ma con dei riferimenti reali che si alternano e si incastrano con dei riferimenti fittizi invece, quindi vanno a confondere le acque e a far perdere di senso la ricerca di un realismo a tutti i costi. C'è invece, sì, una sorta anche di realismo magico, si potrebbe definire, con la solita prosa di Cartarescu, però secondo me qui ancora più ispirata dal fatto che si tratta di pura fiction in un certo senso e quindi ha una libertà espressiva secondo me è unica. Ci sono delle parti, la parte centrale che secondo me è la migliore, quella appunto di Theodoros, che è per molte parti costituita da lettere, queste lettere inaffidabili del protagonista, queste alla madre. E anche qui il tema della madre torna, i primi tre libri hanno tutti dei riferimenti con la madre, ma la madre è un personaggio fondamentale nella letteratura di Cartarescu da sempre. E Abbacinante è proprio l'esplosione di questo concetto. Quelle lettere postmoderne sono divertentissime, ma sono veramente stimolanti alla lettura. E che dire, questo forse dal punto di vista oggettivo è il miglior libro uscito nel 2024, perché siamo di fronte a un'opera gigantesca e dal punto di vista della lettura perfettamente fruibile, cioè è un libro che si legge con grandissimo piacere nonostante l'alto livello di prosa e anche un po' di complessità che c'è dal punto di vista stilistico, ma perché lui riesce a mettere insieme stile e trama, riesce a inserire riferimenti veri con dei riferimenti falsi che vanno a minare la credibilità, del racconto in una maniera assolutamente artistica. Se non avete mai letto niente di Cartarescu, può essere un buon modo per conoscerlo, secondo me, perché a differenza di Solenoide, io lo trovo questo un romanzo molto più compiuto, completo e autosufficiente, diciamo così. Quindi assolutamente consigliatissimo. Andiamo avanti, cerco di velocizzare un pochino perché altrimenti non lo porto a casa questo video. Quest'anno è uscito anche un nuovo romanzo di Antoine Volodin, quindi siamo molto fortunati. Quest'anno è uscito Cartarescu, Fosse, ci sono usciti veramente i migliori scrittori viventi e abbiamo anche Liturgia del Disprezzo, pubblicato da 66 and Second, che è la casa editrice in questo momento di riferimento per Volodin. È un romanzo vecchio di Volodin, uno dei primi romanzi di Volodin del 1986. Si sente che è uno dei primi romanzi di Volodin in cui
gettava le basi di questo movimento post-esotico di cui è creatore, fautore, fondatore e anche unico membro, scrittore particolarissimo, Rodin, che ovviamente polarizza perché o piace o non piace, non ci sono mezze misure con lui. Io molti romanzi di Rodin non mi piacciono, non riesco a farmeli piacere, ma ce ne sono altri che invece adoro, come per esempio Sogni di Meblido, che è il mio preferito in assoluto. Ecco, Liturgia del Disprezzo mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto molto perché i romanzi di Brodin si assomigliano un po' tutti, per tematiche, per ambientazioni, per anche modo di strutturare il romanzo, il racconto. Ci sono sempre dei punti di riferimento chiari che sono, per esempio, gli interrogatori, e qua ce ne sono due, diciamo, come se fossero due matriosche di interrogatori, uno dentro l'altro. C'è sempre la tematica del terrorismo, c'è questa sorta di polizia antiterrorismo di uno stato totalitario che va a braccare i protagonisti, c'è questa quindi ricerca della libertà, ok? E c'è questa aura di pesantezza nell'ambiente, questi rapporti umani sfilacciati, sono le tematiche base della letteratura di Volodin. E qui lui getta le basi, quindi lo fa per la prima volta, secondo me si sente ed è bello, a me piace molto, piacciono molto gli esordi, questo non è strettamente un esordio, però è un libro in cui si sente ancora la spinta propulsiva di uno scrittore ancora giovane, ancora fresco dal punto di vista anche intellettuale. Sicuramente è un po' verde, è un po' acerbo nella rifiniture. È un libro magari più grezzo di altri, ma è proprio in quella parte ruvida che io l'ho apprezzato tanto. È un libro per l'appunto in cui ci sono questi interrogatori, ma sono belli, sono veramente freschi. In altri suoi libri in cui la trama viene raccontata attraverso i botta e risposta di due persone all'interno di un interrogatorio, sentivo un po' la leziosità di chi ormai utilizza quell'espediente come un virtuosismo. E invece qui, secondo me, c'è qualcosa di genuino, è ancora molto genuino nel suo storytelling. È un romanzo che consiglio per chiunque voglia iniziare a leggere Rodin, perché ci si fa subito un'idea chiara di che cosa sia la sua letteratura. È anche breve perché sono 170 pagine e si leggono anche con piacere, nonostante Volodin non sia un autore proprio che si fa leggere, ok? È un autore anche un po' ostico perché non dà punti di riferimenti, non dà coordinate per il lettore. Bisogna lasciarsi trasportare, però non bisogna avere come dire, non bisogna pretendere di avere subito le risposte, bisogna fidarsi un attimo, magari non tutto diventerà chiaro e verrà spiegato, però lasciarsi trascinare dalla corrente e prendere ciò che si riesce ad aggrappare mentre si scende in questo pozzo di distopia molto, come dire, molto di sfondo, perché in realtà i romanzi di Volodin sono dei romanzi umani. Sono quasi sempre dei romanzi in cui i protagonisti sono alla ricerca di rapporti umani o di un senso esistenziale. E in questo Liturgia del Disprezzo ci riesce perfettamente, secondo me. Poi parliamo di un libro italiano. Solo due di questi 10 libri sono italiani, ma il mese prossimo rimedierò perché ho letto più italiani. E parlo di Enrico Prevedello, Una rivolta, Orizzonti e confini del Nord-Est, pubblicato da Nottetempo nella collana Cronache. Comunque si parla di non fiction. Di Enrico Prevedello avevo letto il suo esordio narrativo uscito per Neo, ed è un autore di Padova e che qui prende un fatto di cronaca che lo ha toccato in prima persona, perché il protagonista di questo fatto è il padre di un suo amico che ha sparato a un banchiere, a un impiegato della banca, preso dalla, insomma, frustrazione. Quindi un gesto di frustrazione e un dramma che poi ne è scaturito, che legano questo fatto
due ambiti particolari. Da una parte la crisi economica e soprattutto nel nord-est italiano dei primi 2000, legata quindi a tutta una serie di problematiche politico-sociali. Dall'altro, sempre legato alla politica, potete capire da questo leone alato in copertina, il tema dell'indipendentismo veneto, perché il padre dell'amico di Prevedello, quindi il protagonista di questa storia, l'oggetto narrativo, diciamo, di questo libro, era un indipendentista che nel 97 è andato a saltare il campanile di San Marco insieme ad altri pazzi indipendentisti per chiedere quindi la famosa secessione invocata da Bossi e compagni, ed è un tema mai affrontato in maniera seria dal punto di vista comunque di uno scrittore, dal punto di vista anche letterario. E qui fa un'operazione, possiamo dire, alla Carrère per generalizzare, o comunque di quegli scrittori che vogliono dare un loro sguardo su qualcosa che è successo e uno spaccato di cronaca barra socialità italiana. Mi ha ricordato anche, per esempio, ciò che ha fatto Daniele Arielli col suo ultimo libro, ovvero raccontare la realtà, però con qualcosa in più rispetto che... Raccontare la realtà con un piglio autoriale, da scrittore, mettendocisi in prima persona. Ed è questo che fa la differenza tra un reportage giornalistico e un testo di non-fiction di un autore e di uno scrittore vero. E infatti questo, secondo me, è il libro più bello di Prevedello, perché riesce a mettere tanto di se stesso all'interno di una storia che lo tocca fino a un certo punto. Lo tocca sì, ma è come se lui si lasciasse toccare ancora di più da questa storia proprio per riuscire a raccontarla nella maniera migliore. Ed è forse l'unico modo per rendere interessante e letterariamente valido un testo di non fiction, a mio avviso. C'è uno spaccato umano molto forte, ma soprattutto c'è il racconto del Veneto che è onesto, non di parte. C'è anche un bel utilizzo del dialetto che non è quell'utilizzo spinto, veramente fastidioso che molto spesso viene utilizzato in generale nelle narrazioni, con il dialetto, ma qui diventa un meccanismo narrativo per creare la distanza tra personaggi ed è, veramente il modo più intelligente, che poteva utilizzare, quindi una gran bella uscita. Poi, partiamo con due, delusioni, diciamo a gradi diversi. Per quanto riguarda la narrativa francese, che di solito è una delle mie preferite, partiamo da Hervé Le Tellier, che è un autore che io amo molto, come ci ricorda Nanni Teseo, l'autore di L'Anomalia, vincitore del premio Goncourt. Questo nuovo libro, che è Quel nome sul muro, anche questo è un testo di non fiction in qualche modo, perché praticamente Hervé Le Tellier trova in questa casa in provincia, che insomma prende in affitto sul muro il nome di questo André Chaux, non si pronuncerà mai così, ma io e le pronunce francesi siamo proprio due pianeti opposti, e incuriosito da questo nome, da questa data, da queste date, indaga sulla vita di quest'uomo che è un partigiano e che è morto molto giovane e che, come tutte le vite spezzate, interrotte, creano grande fascino e mistero in chi, come Le Tellier, è uno scrittore con la S maiuscola. Quindi, come spunto narrativo è molto forte, perché c'è tutto un lavoro di ricostruzione della vita di questo André, e parte da dati veri e reali e poi inizia a romanzare, inizia ad aggiungersi del suo. Diciamo che l'idea è molto forte, il concetto alla base del libro funziona molto bene e il libro è bello, cioè nel senso, si fa leggere con grande piacevolezza. Cita anche molto Jules Le Gym, il libro di Jules Le Gym, e perché la vita di questo André ha delle comunanze con alcune vicende all'interno del libro di Jules Le Gym, e poi l'autore di Jules Le Gym rientra
a livello di cronaca e di incastri temporali all'interno di questa vicenda. Quindi tanti riferimenti letterari alti, perché Letellier è un intellettuale raffinatissimo. Cosa mi è mancato? Mi è mancata quella sperimentazione linguistica, mi è mancato quel quid in più dal punto di vista stilistico, perché secondo me dal punto di vista concettuale, dal punto di vista anche di ciò che racconta, è tutto perfetto. Forse, come dire, manca un po' una chiusa interessante, cioè è un po' anticlimatico nel suo procedere e perde un po' di forza. Mano a mano che il romanzo, molto breve, frammentato, cioè quindi è un romanzo veramente piccolo nelle sue dimensioni, manca qualcosa in più nella parte, secondo me, conclusiva, e in più io avrei voluto da Letelier veramente una spinta dal punto di vista stilistico, qualcosa che me lo facesse rendere un libro imperdibile, cosa che purtroppo non è imperdibile, anzi è tutt'altro che imperdibile, il nuovo premio Goncourt, ovvero il premio Goncourt 2023, perché poi nel frattempo è stato anche annunciato il Goncourt 24. Tendenzialmente siamo tra 6 mesi e un anno di ritardo con la pubblicazione dei vincitori del Goncourt in Italia, che però ultimamente sta pubblicando tutti Anahi Teseo, come anche Vegliare su di lei di Jean-Baptiste Andrea. Romanzo che già dalle premesse non mi faceva impazzire, già avevo capito che non era proprio esattamente il mio, però fidandomi molto della selezione del Goncourt e tendenzialmente negli ultimi 10 anni il vincitore del Goncourt mi ha sempre convinto, questo secondo me è il peggiore negli ultimi anni. Perché non ci trovo quasi nulla di letterario, non riesco a capire cos'è che hanno visto nella giuria del Goncourt in questo libro, che è un libro veramente molto ruffiano, ambientato in Italia. Questo protagonista è uno scultore affetto da nanismo, che si innamora di questa donna ed è la storia d'amore travagliata tra loro due. E c'è, come dire, i soprusi che lui subisce, la sua, come dire, situazione anche all'interno della comunità in cui vive, familiare, il rapporto con lo zio che gli fa da padre, il suo talento da scultore, c'è tutto molto stereotipato sia nella trama, ma soprattutto nell'ambientazione. Questa ambientazione italiana da cartolina che io ho detestato, assolutamente detestato, e dal punto di vista stilistico siamo dalle parti di un libro ben scritto, garbato nella prosa, ma nulla di più di una prosa, come dire, di servizio, al servizio di una trama che è deludente, a mio avviso, visti i presupposti, ma soprattutto visto la vittoria al Goncourt. Però è un libro che ha stravenduto in Francia, quindi probabilmente hanno voluto optare su una scelta popolare quest'anno, non che gli altri Goncourt di solito non vendano, quindi non riesco esattamente a comprendere la scelta. In Italia invece è passato sotto traccia abbastanza, diciamo, non l'ho visto molto letto, per una volta forse va anche bene così. Poi vi parlo adesso di uno dei migliori esordi italiani di quest'anno, insieme a O Cane di Luigia Bencivenga. Secondo me questo è il migliore esordio italiano. Siamo lì, vedremo poi a fine anno, però più o meno siamo da quelle parti, che è Non per cattiveria di Beatrice Benicchi, pubblicato da Gramma, collana di Feltrinelli, imprint di Feltrinelli, chiamatelo come volete, comunque di alta qualità secondo me dal punto di vista della proposta di catalogo. Allora, Beatrice Benicchi scrive questo romanzo d'esordio con un grande talento dal punto di vista della scrittura, ma soprattutto dello sguardo. Mi è piaciuto tantissimo lo sguardo di Beatrice Benicchi, allora, racconta di questo protagonista il cui tratto caratteristico è quello di essere sopravvissuta alla caduta di un fulmine e che deve insieme al padre gestire
Le conseguenze della morte della nonna, che gli aveva lasciato la casa a Milano, in cui vivono, e che insomma, per vicende varie, non vorrei neanche spoilerarlo perché è divertente scoprirlo piano piano, però per vicende varie questa casa potrebbero perderla. E c'è un altro personaggio che rientra, inizialmente sembra separato da questa linea narrativa, ma che poi rientra nell'intreccio, ed è un personaggio legato e che piano piano si lega alla protagonista Anna, se non sbaglio. Dal punto di vista quindi della trama c'è un bello spunto di trama e c'è un bel intreccio, quindi tutto molto forte. C'è una protagonista, secondo me, molto a fuoco nella sua caratterizzazione. C'è un tema, ci sono vari temi, ma un tema che è molto caro in realtà alla narrativa italiana e che non viene spesso sottolineato, ma secondo me è uno dei temi più interessanti degli ultimi 10 anni di narrativa italiana, che è quello della casa. Tantissimi romanzi italiani affrontano e utilizzano la casa come simbolo di questo momento storico, probabilmente, e non è un caso, secondo me, non è un caso, ed è al centro di tanti romanzi. Penso al secondo romanzo di Claudia Petrucci, penso all'esordio al romanzo di Francesca Manfredi, penso a Configurazione Tundra di Mirabelli, cioè tanti romanzi affrontano il tema della casa e utilizzano la casa come espediente narrativo. Questo dice tanto, secondo me, sulla società contemporanea italiana, sull'Italia di oggi. Ma c'è in realtà anche una sorta di romanzo di formazione di questa ragazza, un po' sì. Il rapporto col padre è bellissimo, secondo me, abbastanza inedito anche qui in narrativa italiana. E poi c'è una voce interessante, cioè il libro è scritto molto bene, ma ha una prosa autentica, una prosa che spicca, riconoscibile, un modo di guardare al mondo autentico, non particolarmente derivativo, non si sentono echi di altri tipi di narrazioni. Questo è un bel modo di fare letteratura in Italia e spero che di leggere altro di Beatrice Benicchi in futuro, perché insomma possiamo dire che è nata una voce, una nuova voce della narrativa italiana. Dopodiché parliamo di un libro strano, veramente veramente strano, che è Under Jungle di James Sturz, pubblicato in Italia da Atlantide, che ogni tanto ha questi picchi di follia nel pubblicare libri assolutamente incatalogabili, probabilmente. Under Jungle è un libro che è molto coraggioso nella sua idea di base, ovvero quello di raccontare una storia in cui l'essere umano è alieno ed è, come dire, l'oggetto di disturbo all'interno di uno status quo che è quello degli abissi, in cui vivono una serie di, una comunità di esseri che, come dire, hanno una loro routine e una loro tranquillità che viene rotta dall'arrivo, da questa caduta di un corpo estraneo che appunto è un corpo umano. Questo dà la possibilità a James Sturz, che se non sbaglio si occupa di, sì, esattamente, si occupa di mondo sottomarino, scrive di fondali e di abissi, e quindi è un esperto della materia, di creare, come dicono quelli bravi, di fare un world building del mondo degli abissi, che è un altro ambiente molto affrontato dalla letteratura contemporanea. È un tema che va un po' di moda, ma in questo caso con delle regole veramente strane dal punto di vista anche e soprattutto linguistico. C'è sperimentazione in questa prosa che non dà punti di riferimento perché non vuole essere una prosa umana, ma vuole essere una prosa aliena in un certo senso.
Quindi il modo in cui parlano questi personaggi, il modo in cui Sturz cerca piano piano di farti capire le forme, la morfologia, l'aspetto di questi personaggi, con cui ovviamente il lettore fa grande fatica a entrare in connessione e a capire, a orientarsi all'interno di questo libro. È un libro che è alieno, è un corpo estraneo, un UFO questo libro. Non mi ha convinto del tutto, però è sicuramente una lettura inconsueta, cioè avercene di proposte di questo tipo che aprono delle visioni su altri mondi. Chiudiamo poi il video con un'altra nuova uscita, che è Lo studente del divino di Michael Cisco, pubblicato da Mercurio, Mercurio Books. Michael Cisco è un autore di fantascienza, weird, un autore di genere tendenzialmente, e che con questo libro, pubblicato in America nel 1999, selezionato da Anne van der Meer, la moglie di Jeff van der Meer, e quindi curato in un certo senso da lei, lo spiega perfettamente nella prefazione di Anne van der Meer a questo libro, è anche in questo caso un libro veramente inconsueto. È un libro che gioca tanto con i temi del weird, o comunque dello straniamento. È un libro che ha una componente anche fantasy gotica, in cui c'è questo protagonista, nelle prime pagine, insomma, non vi spoilerò nulla, però nelle prime pagine questo protagonista viene in qualche modo sezionato e riempito con delle pagine di un libro, libro sacro, ok? E diventa questo studente, diventa uno studente di questa dottrina. È tutto molto onirico nel suo procedere, ed è onirica la prosa di Michael Cisco, che inizia, secondo me, in maniera stupenda, clamorosa. Le prime 100 pagine di questo libro, secondo me, sono veramente di alto, alto livello, anche dal punto di vista letterario. È un libro che poi si perde, perché la parte finale perde le briglie del racconto, si sente che è un esordio, si sente che c'è tanta immaturità dal punto di vista dello storytelling, ma per quelle prime 100 pagine mi ha dato tantissimo, e a me un po' basta, nel senso che mi è sufficiente anche solo vedere qualcosa di così nuovo, di così forte, stimolante in uno scrittore. Io voglio assolutamente leggere altro di Michael Cisco, spero che Mercurio ne pubblicherà qualcos'altro, altrimenti dovrò comunque recuperarlo in lingua originale, perché voglio capire quali sono i confini della sua letteratura, fin dove si spinge. È un autore anche molto prolifico, scrittore di tanti racconti pubblicati su riviste, però in questo caso la traduzione di Viola di Grado aiuta, perché ci sono delle scelte stilistiche da fare in traduzione che lei porta con grande personalità. Però insomma è un libro che poi negli anni è diventato un cult per un certo target di lettori, e capisco il motivo, perché è un libro veramente strano, veramente unico, con questo suo capacità di presentare personaggi eccentrici, fuori dagli schemi, anche incatalogabili, e dare però credibilità a questo racconto. Michael Cisco, autore da anche in questo caso attenzionare. Bene, questo video è stato più lungo di quello che pensavo, ma come al solito qui sotto trovate la lista dei libri di cui ho parlato con i relativi link Amazon. Se comprate da quei link una piccolissima percentuale arriva a me. Fatemi sapere giù nei commenti se avete letto qualcuno dei libri di cui ho parlato, cosa ne pensate, se vi hanno interessato. Come al solito parliamo giù nei commenti, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!